il miracolo che non c'è. Sabrina parla delle tante emergenze che ci sono all'Aquila, ma qual è quella che senti più forte, la priorità? Io vorrei utilizzare una citazione che abbiamo usato insieme a Alessandro Zardetto, che è il collega con il quale ho scritto questo libro d'inchiesta, di uno scrittore e un drammaturgo francese che si chiama Albert Camus. Camus scrive nel suo libro La caduta che la verità acceca come la luce, mentre la menzogna è un bel crepuscolo. L'Aquila vuole verità, vuole luce e vuole giustizia per i suoi oltre 300 morti. Lo abbiamo sentito, il governo ha usato come slogan la politica del fare, ma se non si indaga e non si racconta cosa si è fatto e come si è fatto, la politica del fare rimane appunto solo uno slogan, un manifesto destinato ad avere la durata effimera di un cartellone e la stessa efficacia. Il faraonico piano case, sbandierato dal governo Berlusconi, ha dato ospitalità a un terzo degli sfollati. Ci sono oltre 30.000 persone che non hanno una casa, anziani che vivono in alloggi di fortuna, in baracche, ma questo non si è visto, non si è raccontato. Ci sono tante storie che aspettano di essere raccontate, tante persone che non hanno una voce, a cui l'informazione deve restituire questa voce che è giustamente tolto. E poi il lavoro, questo è un altro punto importante. È un posto anche di aggregazione per il posto. Un posto anche di aggregazione, l'ho detto, questo piano case che è stato costruito espropriando i cittadini aquilani delle loro terre, per le quali decideranno pochi spiccioli, mentre a fare affari adesso ci saranno gli amici della cricca, quelle scuole di intercettazioni che non avremmo mai ascoltato se questo disegno di legge fosse già diventato legge di Stato. E poi una cosa importante, 19 New Town hanno barattato la vecchia e gloriosa Aquila, una città meravigliosa, hanno disgregato il tessuto sociale, queste persone non hanno più punti.